Lazarus e Black Star, che sono coevi praticamente, sono sostanzialmente il testamento creativo di Bowie. È un testamento creativo che non è la summa di tutto quello che ha fatto, ma come al solito, essendo un artista curioso, un esploratore, è un ulteriore passo in avanti, diciamo, della sua creatività. Sono due strade parallele, diciamo. La parte teatrale è un grande amore che lui aveva fin da ragazzo e che ha finalmente coronato, diciamo, col musical. Avrebbe voluto più tempo, avrebbe voluto scrivere più canzoni, ma purtroppo la malattia lo ha investito pesantemente proprio in questo ultimo atto di creazione. Parallelamente, Black Star non è, diciamo, il disco di un artista anziano, ma è il disco di un artista che sta cercando intorno a sé nel mondo le cose che gli corrispondono. È il Bowie di sempre, ma è un Bowie, se si vuole, ancora più pieno di energia, di mistero. È un'esplorazione continua che lui stava facendo, che in queste ultime due opere viene fuori molto bene in maniera evidente. You opened my mouth, you opened my heart, my spirit rose. Nel testo di Bowie e Walsh non c'è nessuna indicazione su come vada recitato. Io, fortunatamente, sono amico di Enda Walsh, quindi ci ho parlato a lungo, ma diciamo, Bowie voleva un'opera emozionale, molto emozionale, con dell'ironia presente e soprattutto con una grande energia. Desiderava un'opera contemporanea non autoriflessiva come potrebbe indurci la lettura del testo e la scelta delle canzoni, ma un'opera esplosa. È una mente in frantumi che esplode. Newton è il protagonista di Lazarus, è Bowie e non è Bowie. Bowie, come sappiamo, ha sempre avuto numerosi alter ego che poi a un certo punto uccide o congela, no? Sono persone che emanano dalla sua stessa persona, che però rappresentano lui, ma anche altro da lui. E Newton, questo migrante interstellare protagonista di Lazarus, è la stessa cosa. Cioè, è un personaggio a cui lui ha pensato dopo aver interpretato il film di Nicolas Roeg, L'uomo che cade sulla Terra, per tanti anni. Ha pensato di poterlo rirappresentare, di poterlo chiudere, di poterlo ridefinire. I personaggi che compaiono in Lazarus sono una sorta di emanazione di quello che lui è. E quindi è sia un assassino, sia una ragazza innocente, sono sempre Bowie. Bowie non ha paura di identificarsi con delle cose che sono molto diverse da se stesso. Naturalmente questo fa parte di una ricerca sul sé, di una ricerca anche simbolica, metaforica, no? Di se stesso. Bowie era appassionato di alchimia, era appassionato della Kabbalah e quindi credeva sicuramente in qualcosa di divino. Lui si è avvicinato moltissimo al buddismo, e non sappiamo che è stato cremato, che ha avuto un rito buddista, non sappiamo dove sia, però probabilmente in Indonesia, ma non lo sappiamo. E quindi questo suo sincretismo, questo mettere insieme religioni, filosofia, arte, lo porta in qualche modo a cercare un sé, un'identità, ma è un'identità che è sfuggente, un'identità che sembra finta, ma tanto più è finta, tanto più è reale.